Radio Firenze. Viola Tweet. Viola Tweet. A cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, andiamo subito a vedere le notizie principali del momento. Potrebbe essere arrivato il momento del meritato riposo per Benassi. Il centrocampista vestito da bomber in questa prima parte di campionato è sembrato un po' stanco nelle ultime uscite e per questo mister Pioli starebbe pensando di schierare il danese Norgaard davanti alla difesa, riportando Veretout e Mezzala e lasciando così Benassi in panchina. Passando al mercato, sembra rimanere solo una voce, quella che voleva il ritorno a Firenze di Viviano. Il portiere, in forza allo Sport in Lisbona, è ormai da tempo separato in casa e presto potrebbe cambiare aria, ma attualmente l'unica squadra italiana sulle sue tracce sembra essere la SPAL. Per fiorentina1.com, Andrea Valeri. Viola Tweet, Viola Tweet, a cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola.